C'è chi ha inventato una piattaforma innovativa che risolve la carenza di parcheggi urbani e chi rivoluziona il riciclo dei mozziconi di sigarette attraverso un posacenere interattivo che li converte in acetato di cellulosa per l'industria della moda, ma anche chi ha creato una piattaforma che semplifica la ricerca di lavoratori domestici qualificati sfruttando gli algoritmi avanzati. Sono alcuni dei risultati delle start-up dell'ottava edizione del programma di accelerazione Hubble, promosso da Fondazione CR Firenze e Nana Bianca e dedicato allo sviluppo e lancio sul mercato dei migliori progetti digitali. Devo ammettere che il percorso di accelerazione Hubble regala tanto, e, a partire dalla zona, cioè qua siamo a Firenze, Human Maple nasce a Modena. Firenze è tutto un altro mondo pieno di cultura, pieno di innovazione e network. E qua in Nana Bianca, dove appunto abbiamo svolto il percorso di accelerazione, ci sono tantissime start-up e tantissime realtà che abbiamo conosciuto, quindi questo prima di qualsiasi altra cosa è stato il vero valore aggiunto dal mio punto di vista. Il prossimo appuntamento sono la parte con gli investitori, perché le start-up, una volta che hanno finito il loro messo a punto del prodotto, si confrontano col mercato degli investimenti, quindi fondi venture capital, angel, grandi fondi pubblici. Quindi ora inizia la fase di trovare soldi. Questo programma che è giunto al termine punta molto sulla transizione verde, sulla transizione digitale e anche sull'impatto sociale. Tante start-up che sono cresciute in questo momento e quindi diciamo prospettive molto molto interessanti per il nostro territorio. Fin dall'inizio abbiamo immaginato una progressione che c'è stata. Al momento, lo dico senza falsa modestia, comunque è uno dei programmi, come dire, più conosciuti nel nostro paese. Ci saranno grandi soddisfazioni, soprattutto perché negli ultimi anni abbiamo notato che i ragazzi diciamo, cercano di come dire, essere più consapevoli nel fare impresa e hanno dei valori importanti.